Buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata dei nostri tutorial sul Didgeridoo. Continuiamo a dimostrarvi quelle piccole cose che sono contenute nel libro del Didgeridoo Discovery. Vi ricordo anche che è gratuitamente online su internet. Quindi la puntata di oggi è dedicata all'utilizzo della voce. Noi sappiamo che il nostro strumento ha il vantaggio di poter modulare molto facilmente il proprio suono, quindi poterlo utilizzare quasi come si potrebbe utilizzare un sintetizzatore, quindi possiamo modificare il suono in mille modi diversi. Uno di questi modi è utilizzare la voce sovrapposta al suono del didgeridoo. La voce da sola dentro il tubo non ci darebbe nessun risultato apprezzabile, divertente, invece sovrapposto al suono del didgeridoo la voce ci aiuta molto a dare un timbro caratteristico al nostro suono. La primissima cosa che possiamo distinguere, che è la cosa più semplice, è distinguere la voce da tono alto a tono basso. Quindi sul suono del didgeridoo, che è questo, possiamo inserire una voce grave o comunque di un tono paragonabile al suono alla nota del didgeridoo, quindi oppure una voce acuta, sempre paragonata rispetto al suono del didgeridoo, quindi. E queste due distinzioni già ci permettono di dare due timbri caratteristici al suono. Una cosa che è molto utilizzata nel didgeridoo tradizionale è la voce bassa, quindi che si sovrappone al suono, ma è una modificazione del timbro, ma non ha un accento molto molto elevato. Poi la differenza che possiamo ancora utilizzare è possiamo modulare il volume della voce rispetto al suono del didgeridoo, quindi noi possiamo abbassare molto la nota del didgeridoo e alzare la voce tranquillamente, è una cosa che si può fare. Quindi e questa è un'altra modulazione che possiamo fare. Un'altra cosa molto interessante è utilizzare, giocare sulla differenza tra le note, la nota dello strumento e la nota della voce, e quindi creare una nota con la voce intonata col didgeridoo o stonata, quindi creare dei battimenti o andarla a nascondere sotto il suono del didgeridoo, quindi alzando e abbassando la voce nello strumento. Sentite che il suono passa da la voce quasi non si sente invece a portare dei battimenti molto aggressivi. Questo si può utilizzare molto per caratterizzare il nostro suono. Ultima cosa, velocissima, la voce si può anche utilizzare per dare degli accenti all'interno di un nostro ritmo. Quindi all'interno del ritmo noi possiamo utilizzare la voce come accento, esattamente come si sente a volte utilizzare il tutto o altri suoni, si può utilizzare anche la voce. Quindi in questo modo. Arrivederci a tutti, alla prossima puntata.